Oggi la terza pagina. Nell'anno della pandemia gli italiani perlomeno riscoprono il piacere della lettura. Secondo i dati dell'AIE presentati oggi, la percentuale di coloro che dichiarano di aver letto almeno un libro sale dal 58% del 2019 al 61% del 2020. Per quanto riguarda poi gli acquisti, 3 milioni e mezzo di italiani dal primo lockdown hanno comprato per la prima volta in vita loro un libro online, 2,3 milioni addirittura un ebook. Ma questo non significa certo la morte delle librerie. A ottobre dichiarano di frequentarla il 67% dei lettori, un dato certamente inferiore al 74% del 2019, ma marcatamente superiore al 20% di maggio. E ora, con Pierluigi Vito, andiamo alla scoperta del nuovo Mereghetti, dizionario dei film, versione per il 2021. Un'oscura minaccia, ma pure il richiamo all'approfondito lavoro sulla saga di Star Wars. Non poteva esserci copertina più azzeccata per il Mereghetti nell'anno della pandemia. Torna il più famoso dizionario dei film, arricchito di oltre 2500 nuove schede, tra novità e pellicole riscoperte, insieme agli usuali aggiornamenti, a partire dalle imprescindibili stellette. Certo, le stellette possono cambiare perché sappiamo tutti, come dire, i film sono come il vino, invecchiano. Chi invecchia bene e chi invece invecchia malamente qualche volta. Qualche volta i film avevano bisogno di uno sguardo nuovo per vedere se quello che pensavamo avevamo scritto all'inizio, cioè ormai il dizionario ha 25 anni, era confermato, oppure perché c'erano dei capolavori che secondo me avevano bisogno di adeguarsi, avevano più cose da dire, un riassunto più preciso e una serie di magari ragionamenti critici più espliciti, non soltanto è bello e brutto. L'idea è proprio quella di stimolare la voglia di vedere l'ampiezza del cinema, la grandezza del cinema, la complessità del cinema. Una grande opera divisa in due enormi volumi di schede, più un terzo di indici per i titoli originali, attori e registi, in cui è bello perdersi nelle sue 33.000 voci. E già i titoli a 3 o 4 stelle bastano per incantarsi, anche all'autore. E sto pensando nella prossima edizione di mettere i film a 5 stelle, proprio quelli che mi hanno strappato il cuore. Per esempio, La morte corre sul fiume. Un Rossellini va messo assolutamente. Dico Europa 51, ma potrei dirne altri 10. Amarcord di Fellini ci ha accompagnato da quando è uscito quasi sempre. Quando sono, magari ho passato una giornata un po' tesa, ho voglia un po' di lasciarmi andare, Midnight in Paris di Woody Allen. Ma confesso anche Notting Hill, nel senso che, come dire, certo, Settimo Sigillo è più complesso di Notting Hill, non ci sono dubbi, però uno lo vede con piacere e Julia Roberts ha un sorriso che non si dimentica.